Chiunque, avvalendosi del vincolo di assoggettamento in modo diretto o indiretto, per acquistare la gestione e il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti, di servizi pubblici per realizzare profitti e vantaggi al fine di procurare voti per sé o agli altri, è punito penalmente. Quindi ricordatevi che quando vi promettono un posto di lavoro siete loro complici, ricordatevelo. E quindi vi esorto a votare questa lista, perché siamo una lista pulita. Lo cominciate a sentire il profumo di pulito in questa città? Ed adesso lascio la parola a qualcuno che di diritti sul cittadino ve ne potrà enunciare molti più di me. Buona fortuna, Lariano. Grazie Emanuela. È vero, abbiamo bisogno di aria nuova, aria fresca, aria pulita. Io con molto orgoglio adesso vi lascio la parola al presidente di un'associazione che ho conosciuto in questo periodo, anzi che mi ha contattato e ho conosciuto grazie a Carlo Spinelli, il coordinatore per la provincia di Roma. Lascio la parola al giornalista Antonello De Pierro, se può raggiungermi, che adesso vi dirà perché è qui con noi questa sera. Grazie Antonello. Buonasera a tutti. Innanzitutto noi abbiamo fatto una scelta di campo, nel senso che come Movimento Politico Italia dei Diritti Nazionale stiamo sostenendo varie liste di persone pulite, trasparenti, che in qualche modo rispecchiano i nostri ideali, i nostri valori fondanti come movimento, che sono anni che insomma ci occupiamo dei diritti, della legalità, della giustizia. E con la passione che sto vedendo mettere in campo, che in qualche modo è stata esplicitata dalla dialettica dei vari consiglieri candidati, che scandidati consiglieri sono intervenuti, penso di aver fatto la scelta giusta. Grazie anche al coordinatore provinciale Carlo Spinelli, che insomma è stato quello che in qualche modo ha fatto un po' il tale scout delle liste, diciamo tra virgolette, nella provincia. Solo in 3 comuni abbiamo deciso di scendere in campo, negli altri comuni purtroppo i nostri valori non erano rappresentati. Qui abbiamo trovato in questa lista in Sabrina Verri, il candidato sindaco. Noi quando parliamo di legalità e giustizia non parliamo soltanto di reati penali, parliamo soprattutto di etica. L'etica che purtroppo viene disattesa molto molto spesso. Ci sono 2 categorie che noi attribuiamo alla politica. Ci sono persone che antepongono il bene collettivo, purtroppo sono sempre più pochi, questo c'è da dirlo, e il bene collettivo a quelli che sono i loro interessi, fanno la politica con passione, rifuggono da percorsi clientelari che purtroppo inquinano la politica, inquinano quello che è l'espressione sincera e genuina del voto. Poi c'è un'altra categoria, quella delle persone che invece fanno la politica per quelli là, sono quelli che ho detto prima, quelli che lo fanno anteponendo il bene della collettività, si possono chiamare politici e rispondono a quello che è un principio che io da sempre condivido e condividiamo con il nostro movimento, una frase che diceva Cesare Pavese: non bisogna andare incontro al popolo ma essere popolo, solo vestendo i panni del popolo si può comprendere come affrontare le cose. Io da quello che ho sentito e da quello che ho visto anche, in parte, qui purtroppo c'è stata molta inerzia politica qui a Lariano. Me ne sono accorto sulla mia persona venendo a Lariano oggi, una cittadina molto bella, famosa tra l'altro per tanto, per la sagra del fungo, ma quando ho detto che venivo a Lariano tutti mi dicono il pane è buono, il pane. Sono delle caratteristiche molto importanti che rispecchiano le tradizioni culturali, però non c'è un cartello fino a 3 km per arrivare a Lariano. Probabilmente le amministrazioni comunali che sono succedute sono state molto deboli nel far sentire la voce dell'arianesi presso gli enti locali che si occupano della segnaletica a livello provinciale, a livello regionale e a livello più alto. Diciamo che poi c'è quella famosa categoria, torno alle categorie, le 2 categorie, la famosa categoria, quella che antepone l'interesse privato ai percorsi clientelari, che promette posti di lavoro, addirittura spesso minaccia di far perdere posti di lavoro. E questa è un'altra cosa, è una cosa che è molto comune nelle campagne elettorali, soprattutto dei paesi. Più sono piccoli e peggio è.
da questo punto di vista. L'ho vissuta in tante campagne elettorali, in tutto il mio percorso politico e anche quello giornalistico, perché io metto il mio giornalismo al servizio della gente, e questo ho fatto con la politica. Quella è una categoria che si chiama in un altro modo, io non li definisco politici, ma quelli si chiamano politicanti, e significa tutta un'altra cosa. Qui avete una grande opportunità, avete la possibilità di entrare in un'urna elettorale e non pensate all'astensionismo, oppure non votate di pancia, non credete a coloro i quali distribuiscono in qualche modo, somministrano allucinazioni ideologiche costruite sulla protesta. Sulla protesta che poi vanno a governare, vanno ad amministrare diciamo gli enti che in qualche modo riescono a conquistare col loro voto, diciamo sfruttando in qualche modo il malcontento della gente, però poi la competenza difetta e vediamo i disastri poi di Pomezia e soprattutto di Roma. Roma, io penso che Virginia Raggi a Roma non si sia ancora insediata, questo sembra, lo dicono i rifiuti per strada, i ratti, gente che viene in qualche modo morsa al tavolo del ristorante da un topo enorme. Sono cose dell'altro mondo che a Roma non sono mai state. Le buche non sono buche ma sono voragini. Purtroppo lei ha trovato un'eredità di una mala gestione che parte da lontano, dal dopo Veltroni. Da Veltroni a Veltroni la cosa andava bene, poi Alemanno, Marino, Virginia Raggi, però secondo me non si è ancora insediata, e questa è la dimostrazione che l'abbiamo vista in tanti altri comuni. Qui avete una grande opportunità di cambiare veramente, e la forza del cambiamento ce l'avete voi nel segreto della cabina elettorale. Io non voglio dilungarmi molto, ho cercato di essere breve, cercando di dare spazio agli altri, cercando di in qualche modo di racchiudere in poche parole quello che erano i paradigmi concettuali che volevo esternare. La vostra forza ce l'avete voi con la penna, con la matita, soprattutto la matita, scusate, nel segreto della cabina elettorale. E dopodomani, quando sarete chiamati a quel dovere specifico, dovere morale, dovere civico, che tutti i cittadini dovrebbero esercitare, non facendosi prendere dal malcontento e cercando di favorire la schiera, nutrire le file così, che sempre più in espansione dell'astensionismo. Il partito astensionista sarebbe forse il più grande in Italia. Il cambiamento si può fare, ci possono essere persone, e qui è rappresentata dalla lista capeggiata appunto da Sabrina Verri. Nel segreto della cabina elettorale vi invito a riflettere e cercare quel cambiamento con un voto molto importante in prospettiva futura, per bloccare quell'inerzia amministrativa che fino adesso ha caratterizzato l'Ariano. Io conosco poco la realtà di Ariano, mi sono informato prima, ho visto degli atti, ho visto dei documenti, e mi è sembrato che sia così. Mi è sembrato che fosse così, scusate. E perciò nel segreto della cabina elettorale, ripeto, mi chiedo, a nome proprio dell'Italia dei Diritti, il nostro movimento nazionale, come ho fatto in veramente pochi comuni del nostro che abbiamo in qualche modo scelto di avere sotto la nostra ala protettiva, dove abbiamo scelto un candidato. Forti del risultato dello scorso anno, abbiamo avuto da soli con la nostra lista, l'altro anno abbiamo deciso di candidarci con una lista in un comune, che a Riccia abbiamo preso il 3,4%. Speriamo che il 3,4% venga moltiplicato a dismisura in maniera esponenziale qui all'Ariano. Perciò vi chiedo ancora di esprimere un voto ragionato, pensando a quello che non è stato fatto e quello che possa essere fatto. Io ho sentito parlare persone molto molto competenti, che hanno passione politica e sono figli sodali molto importanti per sostenere Sabrina Verri. Perciò vi chiedo, nel segreto della cabina elettorale dell'urna, un voto pulito, un voto per il cambiamento. Votate Sabrina Verri. Grazie. Grazie Antonello, sono veramente, veramente contenta, veramente fiera di questa vostra scelta, perché capisco che a livello nazionale avete scelto noi, e quindi questa cosa ci rende veramente grati e ci fa onore. Siamo orgogliosi, perché quello che noi portiamo avanti da 5 anni, e personalmente che poi